Ed eccoci tornati in diretta per il nostro main event della settimana. Vi ricordo le nuove responsabilità penali per l'impresa dopo il Covid-19. Questo è il titolo che ha fatto un po' da macro tema per tutti gli eventi, gli approfondimenti e i focus che sono partiti proprio da lunedì attraverso la voce di professionisti del settore. Palinsesto ricco di appuntamenti. Con la concentrazione, mi permetto di usare questa parola, insomma, sulle nuove sfide che dovranno essere affrontate da imprese e professionisti. In questo caso stiamo cercando di capire come cambia la responsabilità penale per imprese e imprenditori dopo questa emergenza coronavirus. Ed è la domanda che ci stiamo ponendo già da giorni e che continueremo a porci, soprattutto in questo momento. Siamo arrivati alla sessione 2 della nostra trasmissione di oggi pomeriggio. L'impatto che l'emergenza ha avuto sul lavoro interno di compliance, cioè quali sono i profili di rischio più attenzionati e cosa fare per tutelarsi al meglio da azioni di natura penale. Affronteremo questo argomento con l'avvocato Chiara Padovani, fondatrice dello studio legale Padovani. Buongiorno, buon pomeriggio e bentrovata. Buongiorno, buon Buongiorno, pomeriggio a voi. grazie per essere qui. E Cristina Rustignoli, General Counsel di Generali Italia e Global Business Line. Buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio a tutti, grazie mille dell'invito. Buon pomeriggio. Ovviamente io partirei dall'avvocato perché attraverso la voce dell'avvocato Padovani potremo avere degli spunti di riflessione proprio sulle normative. E allora le chiedo subito quali sono i maggiori impatti che si sono verificati in questo periodo in materia di salute e sicurezza, perché insomma sono i due temi fondamentali. La ringrazio, buonasera innanzitutto. Allora, abbiamo un primo impatto che definirei un impatto interpretativo, che è stata la prima sfida durante l'inizio dell'emergenza e prima ancora del lockdown. Un impatto interpretativo perché abbiamo visto il susseguirsi nell'ambito di una cornice emergenziale di normativa d'emergenza, il susseguirsi di una serie di regole attinenti alla sicurezza, ovviamente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori in azienda, che sono state sia a livello governativo, ma anche a livello regionale e poi da parte degli istituti e delle associazioni di categoria. Quindi, una prima grande impatto è stato quello interpretativo: come rendere compliance l'azienda, come scegliere quali tra le varie misure di precauzione erano state emanate, si emanavano quelle più aderenti alla realtà aziendale. Oltre a questo impatto interpretativo di non poco momento, c'è stato poi l'impatto operativo vero e proprio, che direi essere stato caratterizzato sin dall'inizio, ma lo è anche tutt'oggi, da due direttrici. Una prima direttrice, che è quella ispirata al principio di precauzione. Cosa significa? Che a differenza di tutto il resto di tutta la normale gestione del rischio intraaziendale, Covid-19, il contagio da Covid-19 ha portato a pensare a delle misure non di prevenzione, perché il rischio non è ancora, come dire, compreso nella sua interezza scientifica, ma a misure di precauzione. E sappiamo che il principio di precauzione, soprattutto quando applicato in sede penale, stride con quelli che sono i principi cardine della responsabilità penale. Il principio di precauzione, a sua volta, lo dico veramente poi in sintesi per lasciare la parola all'avvocato Rustignoli, il principio di precauzione è stato fondato su una direttrice fondamentale, la rarefazione interpersonale. Questo è il punto cardine di tutta la normativa sicurezza, rarefazione intrapersonale che ha significato in alcuni casi addirittura la chiusura delle aziende, che oggi significa il distanziamento non soltanto all'interno dell'azienda, ma anche nei rapporti che l'azienda ha con i soggetti esterni, quindi con i fornitori, con i clienti. E Certo. questo è il punto fondamentale, direi, per massimamente sintetizzare quello che è accaduto nelle prime fasi dell'emergenza. Certo, poi cercheremo di tradurle anche, avvocato, con lei, se è d'accordo in termini pratici, non andare a capire Certo. effettivamente questo che cosa ha significato per le imprese. Quindi questo ci serve solo proprio per inserirci nell'argomento che credo sia veramente cruciale, soprattutto per questa fase, seconda fase, no? Nella fase di ripartenza dell'Italia, che riguarda appunto tutte le imprese, il nostro tessuto economico, insomma, quindi ecco, bisogna tenere bene a mente. Allora, Cristina Rustignoli, stessa domanda.
la faccio a lei, cioè parliamo ancora dell'impatto, però chiaramente con lei accendiamo un faro sul mondo assicurativo. Quindi per quello che vi riguarda, che quali impatti sono stati più evidenti? Ma allora, diciamo che in un primo momento c'è stato un forte disorientamento perché ci siamo trovati, veramente ricordo una domenica, con queste notizie che si susseguivano, informali prima e formalizzate solo a tarda sera, che oggettivamente ci hanno portato a dover attenzionare tutto un altro mondo, tutta un'altra sfera di attività rispetto a quelle di cui normalmente ci occupavamo. E gli impatti sono stati molteplici, perché sono stati, direi, sotto tre, diverse direttive. Innanzitutto, la prima, la più importante, ovviamente, è stata quella di, come tutelare i nostri lavoratori, i nostri agenti, quindi le persone che lavoravano per noi, che lavorano per noi. E quindi come far sì che ci potessimo prendere cura di loro nel migliore dei modi. Ma la seconda direttrice è stata quella anche di come continuare a garantire il business. Come sapete, l'attività assicurativa è un'attività che è stata chiesto continuasse ad essere garantita. Quindi, oltre che una, diciamo, desiderata aziendale, c'era anche una necessità di garantire questa attività che serviva a sostenere le attività che servivano a permettere che il paese continuasse a funzionare. E quindi come fare in questo contesto a garantire questa attività? E la terza direttrice è stata quella di come intervenire sui nostri prodotti. Come intervenire sui nostri prodotti sotto due punti di vista. Un primo punto di vista, se c'erano delle coperture da estendere o delle coperture aggiuntive che potevano essere di interesse soprattutto delle aziende che si trovavano coinvolte in questa chiusura forzosa della loro attività. E dall'altro punto di vista, però, anche nel susseguirsi delle interpretazioni normative che ci sono state, che insomma nella concitazione del momento non sempre sono state chiare e lineari, anche come far sì che i contenuti dei nostri contratti, delle nostre polizze fossero poi effettivamente correttamente interpretati e correttamente applicati. Quindi Certo. questo ha significato avviare diverse task force all'interno dell'azienda, banalmente istituire un monitoraggio giornaliero permanente su tutte le ordinanze regionali e locali e comunali. Noi siamo presenti in tantissimi comuni e abbiamo imparato, vivendolo giorno per giorno, che anche le regole di carattere generale poi avevano delle applicazioni locali diverse e variegate. Noi ci siamo trovati anche in alcuni comuni in cui l'attività assicurativa, ancorché garantita, veniva comunque garantita solo da remoto, gli uffici dovevano essere chiusi, quindi si è trattato di decidere la sera per la mattina dopo di comunicare a chi lavorava in quei comuni di non presentarsi in ufficio perché non Grazie. era consentito avere l'ufficio aperto. E quindi una task force di monitoraggio molto impegnata su questo monitoraggio dell'evolversi continuo delle diverse ordinanze locali, banalmente anche semplicemente su luoghi e comuni dove era necessario, o obbligatorio l'utilizzo della mascherina. C'erano comuni che consentivano presidi diversi dalla mascherina, purché insomma di copertura, altri che chiedevano tipologie specifiche, quindi anche qui è stato necessario istituire una mappatura precisa. E un'altra task force invece che si è dedicata a proprio studiare da un punto di vista tecnico i nostri prodotti, le nostre garanzie, a vedere come potevano essere impattate anche da un punto di vista proprio poi degli accantonamenti, di quanto insomma, è necessario per la continuità e la sostenibilità dell'impresa dall'esplodere di questa emergenza. Certo, Quindi
E la terza direttiva è stata quella di permettere alle nostre persone di lavorare da remoto in modo tale da poter ottemperare alle disposizioni governative e Ecco, locali. io poi riprendo anche una frase che ha detto lei in apertura di collegamento che mi serve anche per tornare dall'avvocato Padovani e per entrare in termini più concreti, no? Nella situazione in cui ci troviamo. Lei, Rustignoli, ha detto, beh, l'attività delle assicurazioni viene da sé, cioè non deve mai arrestarsi. Ovviamente le persone hanno giustamente voluto che si continuasse perché si parla di tutela, si parla di, no? Di sicurezza, così come avviene quando naturalmente ci si rivolge a un legale. Quindi io, insomma, Avvocato Padovani, le chiedo, può sembrare una domanda banale, ma non lo è. Quando agiamo in condizioni di emergenza, si ha paura che poi si possa abbassare il livello di guardia su alcuni aspetti. Secondo la sua esperienza, proprio perché abbiamo agito in un periodo di emergenza, e peraltro anche con norme non sempre univoche, può aver portato tutto questo ad abbassare i livelli di tutela messi in atto dalle aziende? Quindi restiamo sempre sul discorso sicurezza. La domanda è tutt'altro che banale, è una domanda estremamente pertinente e la storia e la letteratura, la casistica insegnano che in tutte le situazioni di emergenza ci possono essere degli allentamenti sui sistemi 231 e sui sistemi di compliance. Questo è inevitabile per due ragioni. La prima è l'urgenza della reattività dell'azienda. Pensiamo in concreto al reperimento dei dispositivi di protezione individuale, delle mascherine. È evidente che la necessità di magari acquistare per una grande azienda 10.000-20.000 mascherine quotidianamente, pensiamo alle imprese di pubblica utilità, pensiamo alle società, alle realtà come quelle rappresentate dall'avvocato Rustignoli. E beh, il tema è la scelta del fornitore. Noi sappiamo che la scelta del fornitore è una colonna portante del sistema 231 di un'azienda. Il check, l'accreditamento del fornitore, il beauty contest, il controllo dei prezzi di mercato. In una situazione di emergenza tutto questo può essere messo a stress test, soprattutto per le aziende che hanno dei sistemi di per sé di governance estremamente solidificati, estremamente rigidi e che magari non porterebbero a individuare il fornitore di dispositivi di protezione individuale velocemente come l'urgenza richiede. E questo è un primo dato fondamentale. Ma anche la mancanza di controllo sull'operato dei propri lavoratori, perché ricordiamoci che anche l'attività in smart working così massiva in un momento come questo ha portato a necessariamente a sottigliare le misure di controllo, magari di doppio controllo su certe attività decisionali operative. Quindi questo senz'altro è un aspetto molto delicato che riguarda tutte le situazioni di crisi e di emergenza. Ed è per questo che mi permetto di evidenziare come ci siano due aspetti fondamentali che devono contraddistinguere un sistema di compliance, la tenuta di un sistema 231 di fronte all'emergenza. La prima è la tracciabilità di qualsiasi decisione venga assunta e di come venga attuata, soprattutto in tema di sicurezza. La tracciabilità di ogni decisione, oltre che ovviamente la sua conformità, una banalità, la sua conformità alla normativa di settore, alle norme impositive. L'altro tema è che questa, io credo sia un aspetto che ci può insegnare, che possiamo imparare dalla situazione di emergenza, e cioè l'essere dotati di una sorta di crisis plan di gruppo, cioè di un piano per la gestione dell'emergenza, a prescindere dalla natura di quell'emergenza. Questo, secondo me, è un indice di buona tenuta di un sistema. Certo, sempre io in questo periodo, guardi, uso spesso la classica espressione prevenire è meglio che curare, no? Cioè se si ha un piano, un plan, come lei diceva, insomma, indipendentemente da quello che poi può capitare, senza che noi possiamo prevedere, perché non è che possiamo prevedere tutto, però insomma, potrebbe aiutare ad arginare, no? Dei buchi che invece si vengono a creare quando non c'è assolutamente la base, no? È un po' questo il sunto. Esatto, esattamente. Perché è applicabile, ovviamente, noi sappiamo che è una regola aurea dei sistemi non soltanto di compliance 231, ma di tutti i sistemi,
è che il sistema regge se regge l'eccezione. Vero, E vero. quindi ogni sistema, ogni azienda, mi scusi, deve pensare di trovarsi di fronte ad un'emergenza che può essere la più varia, dal cataclisma naturale all'emergenza da contagio, ad un'emergenza di business, ma deve essere pronta a gestirlo, deve avere un piano di sicurezza. Sì, cosiddetto piano B sempre e comunque, no? Ecco. Sì, che dovrebbero avere innanzitutto i governi, Lo so, qui ovviamente. potremmo aprire tante altre parentesi, avvocato, magari in un altro momento lo faremo, guardi, perché più si andrà Sì. avanti e più si dovrà effettivamente anche fare i conti con quello che il sistema paese, no? E quindi il governo ci mette di fronte. Va bene, adesso la chiudiamo questa parentesi perché io volevo tornare da Rossignoli. Perché al fine di garantire sempre e comunque quello che diceva lei prima, che abbiamo ripreso anche con l'avvocato, l'attività assicurativa, mi piacerebbe capire quali tematiche avete affrontato, che state anche affrontando ovviamente per garantire l'operatività e l'attività fuori sede. Lei prima accennava già qualcosa, però ci aggiungerei anche per tutelare gli agenti, perché poi tutela, la parola tutela ritorna sempre. Sì, allora io mi riaggancio a quello che diceva l'avvocato prima e l'importanza di avere un piano. Noi avevamo come gruppo approvato, conformemente alle norme nel tempo, il piano di business continuity e ci siamo resi conto come un qualcosa che per molto tempo era stato considerato un esercizio importante, ma in qualche modo teorico. In realtà è stato fondamentale nell'affrontare questa crisi perché noi ci siamo comunque trovati con dei comitati che erano costituiti, con delle persone che erano individuate banalmente, che sapevano che dovevano attivarsi e ognuna per il suo compito attivare le attività e le sfere di competenza. E si è visto come proprio anche l'attenzione nel tempo a tematiche che magari sembrano lontane, no? Perché poi quando in azienda si portava il piano di business continuity, magari ogni tanto si sprecava anche qualche battuta sul fatto che sarebbe caduto il meteorite proprio lì dove noi avevamo il nostro sito, però effettivamente invece è stato fondamentale, fondamentale per permetterci di affrontare in un modo ordinato comunque una situazione emergenziale. E ne abbiamo apprezzato veramente l'importanza. Diciamo che lato nostro ci siamo trovati con tre difficoltà da conciliare. Un primo aspetto è stato quello di individuare le misure di protezione da adottare presso le nostre sedi. Siamo partiti da subito, prima ancora che il protocollo lo prevedesse, con la misurazione della temperatura. Poi è uscito il garante dicendo che il datore di lavoro non lo poteva fare. E quindi lì anche rappresentare i nostri datori di lavoro delegati che, come dire, si erano esposti su questo, ma per proteggere i propri dipendenti che non avrebbero potuto proteggerli, è stata una cosa abbastanza delicata e ci siamo anche sforzati di trovare una soluzione che ci permettesse di mantenere la misura di protezione nel rispetto di quelle che erano le regole richieste dal garante, quindi attraverso degli Certo. addetti all'attività, insomma, infermieristica in modo, medica, in modo tale da Certo. riuscire a rispettare sia le regole, ma anche questa esigenza di protezione che avevamo individuato fin dall'origine. E quindi da un lato appunto individuare quelle che sono le misure per i nostri building principali, che sono cinque, e in quel contesto riuscire ad ottenere tutti gli approvvigionamenti che servivano. E non è stato semplice neanche per un gruppo come il nostro, che è presente in molte nazioni, in molti stati, non è stato semplice perché comunque questi dispositivi di protezione individuale magari venivano bloccati alla frontiera, insomma. È stato La alquanto. burocrazia, il tema della burocrazia, no? Che purtroppo ostacola poi anche le efficienze che invece noi stessi abbiamo, poi Esattamente, esattamente, infatti. E l'altro aspetto è stato quello invece di vedere come far operare i nostri dipendenti che operano fuori sede. Sì. Da un lato, e che raccomandazioni dare agli agenti che sono degli imprenditori autonomi, che quindi nella Certo. loro libera determinazione per quanto riguarda le
loro attività imprenditoriale, però chiedevano all'azienda mandante, insomma, quali potevano essere gli accorgimenti. E in tutto questo diciamo che siamo andati avanti con molta gradualità perché ad esempio l'attività fuori sede che riguarda la nostra attività, ma riguarda tantissime attività insomma, nel mercato del lavoro, forse non ha ricevuto le attenzioni del caso da un punto di vista di protocolli, di misure, di definizione. Noi abbiamo anche provato a sollecitare in qualche modo. Ma perché comporta un duplice ordine di responsabilità? Da un lato c'è un soggetto che lavorando fuori sede può entrare ovviamente in contatto con un numero di persone che non può essere controllato come quando c'è un controllo all'accesso del building dove posta la sede dell'azienda. Dall'altro c'è anche la responsabilità se questo soggetto magari a sua insaputa, anzi assolutamente a sua insaputa, è entrato in contatto con qualche soggetto positivo, che ci sia la criticità che sia lui a incontrare delle persone e in qualche modo a diventare un veicolo di trasmissione. Per cui come ci siamo mossi? Ci siamo mossi al momento autorizzando l'attività fuori sede, privilegiando, come dicevo prima, innanzitutto attività da remoto, abbiamo fatto veramente un grande sforzo proprio anche come compliance, come legale, per trovare presidi adeguati per far sì che l'attività di remoto potesse avvenire in conformità a tutte quelle che sono le regole che disciplinano l'attività nel nostro settore. Dall'altro lato abbiamo accettato e consigliato un'attività fuori sede al momento, anche se ci siamo attrezzati per averla in modo completo, che sia prevista presso aziende, studi professionali, enti che a loro volta sono soggetti a disposizioni specifiche, a protocolli per ricevere clienti e ricevere fornitori, in modo tale da far sì che le nostre persone possano andare dotate di tutti i dispositivi di protezione individuale, anche diciamo più di quello che il protocollo prevede, perché ci teniamo insomma alla sicurezza, quindi dare tutto quello che riteniamo, anche con la consulenza di un virologo che ci ha accompagnato in tutta questo studio e queste iniziative, diciamo con tutti i dispositivi per lui e anche per la persona che deve incontrare, in modo tale che questo incontro possa avvenire Sì, che sia da entrambe le parti, certo, che sia la tutela, insomma, più univoca, mettiamo. Esatto, da entrambi i lati. Io allora volevo fare la stessa domanda a entrambe per avviarci a conclusione di questa sessione, una sessione che io ho aperto dicendo sarebbe stata caratterizzata dalla comprensione dell'impatto che proprio l'emergenza ha avuto sul lavoro interno di compliance. E in questo momento storico, insomma, che ormai tutti conosciamo, il tema della compliance è sicuramente percepito come centrale. La domanda è questa: come si difende a questo punto, avvocato, parto da lei, avvocato Padovani, come si difende l'azienda da azioni di responsabilità penale attraverso proprio la compliance? Beh, allora, innanzitutto, come dicevo prima, il tema fondamentale è la tracciabilità di tutti i processi decisionali che hanno caratterizzato l'azienda nella gestione dell'emergenza. Questo non soltanto riguardo alla sicurezza sul lavoro, che è il tema centrale di questo nostro intervento, ma anche rispetto agli altri reati presupposto, frode in commercio, anticorruzione, reati informatici, perché pensiamo all'uso massiccio degli strumenti informatici in questa fase. Rimanendo al tema quindi della sicurezza sul lavoro, la tracciabilità riguarda anzitutto che cosa? Riguarda come l'azienda ha deciso se modificare, ad esempio non modificare, in che misura il proprio documento di valutazione rischi. Questo è il primo tema fondamentale. All'inizio di questa emergenza sono proliferati scritti e raccomandazioni sulla modifica tout court del documento di valutazione rischi per rischio biologico da Covid-19, a prescindere dalla natura del business dell'azienda. Questo è un errore macroscopico, perché le aziende e il rischio si atteggi in maniera diversa a seconda che il rischio sia un rischio intraaziendale, ossia un rischio biologico da contagio. Differente la situazione di un
istituto di cura, di una farmacia, da invece Vero, una vero, realtà, vero, ecco. vero. Quindi la razionalità, che è alla base poi non soltanto del diritto penale, ma di tutti gli approcci di responsabilità, anche di quella amministrativa o civilistica, il principio di razionalità vuole che il documento di valutazione rischi debba essere aggiornato e modificato solo laddove si è in presenza di un rischio biologico interno o laddove il rischio biologico sia strettamente connesso all'attività lavorativa. Pensiamo agli agenti, cui citava l'avvocato Lusignoli, ma pensiamo ai giornalisti degli emittenti televisivi che dovevano andare sul luogo di lavoro. Pensiamo agli smaltitori dei rifiuti. Certo, Pensiamo ai servizi verissimo, ambientali, verissimo, verissimo, verissimo. o pensiamo invece al caso banale in cui il contagio viene portato all'interno dell'azienda dal dipendente che lo contrae non in occasione dell'attività lavorativa. Quindi la scelta di come, se e in quali limiti aggiornare il DVR deve essere perfettamente tracciata e razionale. Dovranno essere ovviamente provate, perché sappiamo che, ahimè, in tema di processo 231, se è coinvolto un soggetto apicale, quindi per antonomasia il datore di lavoro, il delegato alla sicurezza, vi è l'inversione dell'onere della prova e quindi l'azienda dovrà provare che c'è stato un sistema adeguato, efficacemente attuato in tema di misure di prevenzione rispetto al contagio Covid. E questo lo si fa attraverso appunto una conservazione dei dati, la tracciatura di tutte le decisioni, l'istituzione di un comitato che supervisioni non soltanto il mutamento normativo, come si faceva poc'anzi riferimento, ma ad esempio anche il livello del contagio interno, che ci sia un monitoraggio costante, oltre alle misure di sicurezza che abbiamo già citato poc'anzi, misure anzi di precauzione, come il controllo della temperatura, le autocertificazioni. Adesso c'è il tema dei test sierologici che apre poi un mondo a parte sul controllo, come sappiamo. Certo. Quindi direi che questi presidi sono fondamentali, oltre che ovviamente una vigilanza fondamentale continua da parte dell'organismo di vigilanza. Ecco, ma tutto questo, sì, se dovessi chiederle che voto dà a quello che lei mi ha appena, scusi, una domanda un po' magari poco politically correct, però insomma, a che punto siamo noi anche rispetto al rispetto di tutte queste norme piuttosto che prese di posizione, no? Perché poi insomma, non sono solo norme, ma sono prese di posizione. Che voto darebbe a tutti noi? Guardi, io devo dire che sono rimasto un voto molto alto Ah, bene. rispetto alle aziende con cui sono entrata in contatto e di cui che seguo in questo periodo, ma anche attraverso degli studi che ho potuto analizzare, degli studi eccellenti che sono stati compiuti, ad esempio dall'Università Bocconi, che ha istituito un lab Covid-19. E ha fatto un'analisi a tappeto su come hanno reagito le aziende quotate in borsa e anche quelle a compagine societaria, diciamo, familiare. La reazione è stata ottima, addirittura le aziende, e questo lo ricordava anche l'avvocato Lusignoli, la maggior parte delle aziende ha anticipato i protocolli provenienti, sia i protocolli d'intesa, sia le regole imposte dai DPCM o dalle singole realtà regionali, le hanno anticipate, quindi c'è stata una grande reattività a livello aziendale. Ottimo. Beh, Devo la dire che a reazione. livello. Ecco. Sì, prego, Sì, prego, avvocato, prego. no, dicevo che, e questo anche io ho potuto notarlo, in aziende quotate a partecipazione pubblica. Quindi quelle non interamente pubbliche, ma quelle quotate a partecipazione pubblica, hanno avuto una reazione eccellente. Bello, mi piace, ecco, noi a volte quando usiamo la parola eccellenza sembra quasi una retorica, no? Invece no, non a caso, infatti mi sono permessa di chiederle che voto avrebbe dato a tutti noi e sono molto molto contenta. Allora, Cristina Rossignoli, la stessa domanda anche a lei, insomma, a partire proprio dal tema della compliance, come si difende l'azienda da azioni di responsabilità penale. Guardi, noi ci siamo attivati da subito nell'ambito delle regole e delle procedure tracciate, quindi attivando i comitati di crisi che erano previsti,
integrando la composizione di questi comitati sulla base appunto della tipologia di rischio che dovevamo affrontare, di decisioni che dovevamo prendere, e attivando da subito anche, considerato il rischio epidemiologico, il fatto che nessuno di noi ovviamente aveva un'expertise in questa, e ha un'expertise in questa materia, attivando da subito anche una convenzione con un virologo, diciamo, che affiancasse il medico competente nella valutazione soprattutto delle misure di protezione da adottare. E da questo punto di vista, dal punto di vista, diciamo, della tracciatura, diciamo, forse come azienda vigilata siamo un po' abituati a questo discorso della tracciatura, e quindi ci è stato subito chiaro che dovevamo fare i verbali, tenere traccia di tutte le riunioni, di tutta la documentazione, quindi dare ampia formalizzazione a tutto quanto facevamo, e ad esempio anche all'opinion di comfort legali o dei medici che andavano a supporto delle azioni che noi prendevamo. Abbiamo cercato per ogni azione e ogni decisione di avere anche appunto delle opinion a conforto che ci dicessero, insomma, che testimoniassero in futuro un'eventuale causa futura, insomma, che come l'azienda si era mossa. Abbiamo sicuramente modificato il documento di valutazione dei rischi, abbiamo modificato anche il modello di organizzazione e gestione. In un primo momento molti avevano detto che non era necessario. Noi, facendo un approfondimento, abbiamo ritenuto invece che, soprattutto a seguito della qualificazione avvenuta da parte dell'INAIL, poi oggetto di grande confronto, diciamo, istituzionale sul punto della malattia da Covid-19 come infortunio sul lavoro, abbiamo ritenuto corretto andare a modificare anche il nostro modello di organizzazione Sì. e gestione. Conseguentemente prevedere, insomma, questo rischio specifico e le misure, diciamo, che nel tempo sono state attuate. Ci Ok. siamo poi adoperati con un protocollo che viene aggiornato nel tempo, quasi, diciamo, ci sono stati i giorni in cui veniva aggiornato anche quotidianamente, ovviamente tracciando tutte le versioni in base all'evolvere della situazione, con un piano di rientro che da me si chiama Back to the New Normal, che è graduato anche per regione e per tipologia di attività, perché giustamente condivido, non tutto può essere trattato nello stesso modo, l'esposizione al rischio può essere decisamente diversa. Ci siamo anche dotati al fine di permettere un rientro in sicurezza a chi è rientrato in sede, fermo restando che per noi, così come previsto dal protocollo e dalla normativa, il lavoro da remoto è ancora l'opzione prioritaria e principale, però Sì. laddove ci sono delle necessità per chi è rientrato in sede, ci siamo dotati di un'app costruita, insomma, dalle nostre strutture, che non è assolutamente un'app di tracciamento, ma che permette di fare una sorta di triage la sera prima, in modo tale che possiamo identificare i soggetti più deboli o che sono in uno stato particolare della loro vita, in una situazione magari di immunodepressione, o che hanno delle malattie che possono, come dire, esporli a un maggior rischio in caso di contagio, e in quel caso poterli ammettere al lavoro solamente previo parere del medico competente in alcune situazioni, quindi previa valutazione di Ok, pericolo, sì. oppure proprio per alcune situazioni consentirgli di continuare senza nessuna discriminazione, ovviamente, la loro attività da remoto in modo tale da non esporli a un rischio aggiuntivo. E ultimo aspetto, diciamo, abbiamo istituito permanentemente una serie di alert su questa app che ognuno di noi ha scaricato, che ci ricordano anche le misure minime di sicurezza, quindi una sorta di formazione permanente, che si ricordano di lavarti le mani prima di indossare la mascherina, di come indossarla, di non essere più di 3 persone in una stanza di un certo tipo. Ovviamente abbiamo ridistribuito tutti gli spazi di lavoro in modo tale da disporre Certo, l'esperienza. avete dovuto rimodulare anche un po' gli spazi, gli atteggiamenti, che è un po', diciamo, quello che abbiamo dovuto fare tutti noi, però insomma poi quando si lavora ancora di più, no? Proprio per evitare
delle problematiche. Allora, io ringrazio Cristina Rustignoli, General Counsel di General Italia e Global Business Line, davvero molto prezioso il suo intervento e la ringrazio molto. E naturalmente l'avvocato Chiara Padovani, fondatrice dello studio legale Padovani. Avvocato, si prepari perché chiederemo più che mai tutte le sue consulenze in questo periodo, perché non possiamo sbagliare un colpo e dobbiamo tenere bene a mente come agire per evitare altre problematiche che poi potrebbero essere ancora più importanti. Quindi, insomma, si prepari per la nostra chiamata, va bene? Va bene, senz'altro, un Ok. piacere. Va bene, è un piacere mio e vi ringrazio ancora entrambe. Noi andiamo in pubblicità, tra poco la sessione 3 con altri ospiti.